Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video. Sembro una pazza scappata di casa, lo so, perché mi sono catapultata giù dal letto, mi sono svegliata tardissimo. Allora, oggi è il 2 di gennaio, devo andare a fare la ribattitura delle sopracciglia e ho appuntamento alle 9:30 a Torino, ma non ce la farò mai. Ho già mandato un messaggio alla ragazza dicendo che farò sicuramente 10 minuti di ritardo, anche perché guardate qua. Ovviamente mica ho pensato che la macchina era da sghiacciare. Comunque, mentre si sghiaccia la macchina, io sto girando questo pezzo di video. Adesso non vedo l'ora che si scaldi un po', sto tremando. Infatti mi sa che le riprese verranno mosse, perché come vi ho fatto vedere siamo a meno 2 gradi, che va già bene, l'altro giorno eravamo a meno 4, quindi va bene così. Comunque siamo a meno 2 gradi, io mentre parlo mi esce il fumo, io non so se voi potete vederlo, ma credo di sì, da questa parte qua. Eccolo. Niente, adesso mi... aspetto che si raffredda, mi riscaldo e corro come un razzo. No, non è vero, non si corre in macchina, però cerco di muovermi, più che altro perché ho paura di trovare tanto di quel traffico oggi a Torino. Vabbè, io mi do una mossa e noi ci vediamo dopo. Eccomi, ce l'ho fatta, arrivata, adesso vado così. Poverina, già che arrivo 2 minuti di ritardo già mi dà fastidio. Le avevo detto che facevo 10 minuti, non mi ha detto non importa, però visto che ce l'ho fatta vado. E niente ragazze, noi ci vediamo dopo con il ritocco alle sopracciglia e niente, speriamo bene, speriamo di non provare dolore. Eccomi qua, mi inquadro solo la bocca perché voglio tenervi un po' in suspense. Siete pronte a vedere Caccamo oppure Marrabbio di chi smilicia? Per chi ha la mia età sa benissimo chi è Marrabbio di chi smilicia. Allora, preparatevi perché sono scioccante, ma è tutto normale. 3, 2, 1. Da-da. Allora, praticamente non ho più fatto il microblading, la ribattitura del microblading, ma abbiamo completamente cambiato tecnica, cioè abbiamo fatto una sfumatura. Vedete, le abbiamo sfumate, è un tatuaggio vero e proprio che rimane molto di più ed è più persistente, più forte. Adesso veramente non è questo il risultato finale perché si devono schiarire, ora sono appena fatte, però la forma mi piace tantissimo, si devono schiarire ed assottigliare perché così non mi si può vedere ovviamente, però ho dovuto caricare tanto il colore perché l'altro era completamente sparito. Cioè, quindi per me il microblading, come cavolo si dice, non va bene perché mi sparisce. Avevo le sopracciglia davvero molto scure e poi io, ragazze, non ho forma, sono super asimmetriche, le mie erano, finalmente c'erano normali, super asimmetriche, mancavano pezzettini qua e là. Comunque io adesso vi lascio la foto del prima e del dopo, subito dopo la clip, così notate la differenza del prima, del dopo microblading e poi adesso, come mi vedete. Adesso vediamo che peak collage riesco a fare e vi lascio una fotografia ora. Comunque, a parte il fatto che ovviamente, come vi dicevo prima, ora sono super spessissime e super super scure, le adoro. Non vedo l'ora, ha detto che il risultato vero e proprio si vedrà tra un mesetto, 3 settimane, e adesso devo pazientare, devo fare un po' ridere la gente, così, però poi avrò il risultato che volevo. Comunque mi ha completamente cambiato forma e ho completamente cambiato sguardo. Vabbè, Caccamo, a dopo! Allora ragazze, sono le 6 di sera, scusate se sentite in sottofondo il treno regionale, ma è Mike che sta guardando i trenini, non so cosa dirvi, li sta guardando sul tablet, sta anche giocando, però li ascolta sullo stereo, guardate. 7:08. E niente, quindi lui gioca con i trenini, gioca col puzzle dei treni, guarda i treni, ascolta i treni, farà il capostazione, il capotreno, boh, non lo so da grande cosa farà, ma questo sicuramente, perché è una passione da quando è nato praticamente. Comunque, allora, io sembro sempre di più veramente Caccamo oppure Marrabbio di chi smilicia e adesso mi devo mettere a cucinare. Dimmi amore. No, non sono arrabbiata, mamma, solo che non riesco a ridere, quindi è da quando sono arrivata a casa che non rido. E in più oggi pomeriggio abbiamo fatto il riposino, sia io che lui. No, amore, perché mi fanno male le sopracciglia? Allora ogni tanto mi chiede, mamma, ma sei arrabbiata? Mamma, perché non ridi? Sei arrabbiata?
No, non si toccano, mamma. Se me le tocchi mi fai saltare in aria, mi fanno malissimo. Comunque, ragazze, fa male. Il tatuaggio, la sfumatura. Cioè il mio... No, piano! Piano! Il microblading non mi aveva fatto per niente male. Il tatuaggio invece fa proprio male, fa malissimo. Mi ha fatto male quando me l'ha fatto. Abbiamo messo la cremina anestetica più e più volte e mi fa male ancora adesso. Mi brucia tantissimo. Comunque, il risultato mi piace. Io non vedo l'ora veramente, veramente che passino questi giorni in modo da vederle a posto. Già la forma è tutta un'altra cosa, mi cambia la faccia. Anche se ora non si riesce a capire bene. Mio figlio è andato a rompere le palle a suo papà, che è tornato e si sta lavando. Poverino, non lo lascia in pace quando è a casa. Comunque, ragazze, niente, io devo andare a cucinare, non ho proprio voglia. Non ho proprio voglia. Ah, mio marito si è spaventato quando mi ha visto. Mi ha detto, ma che hai combinato? Tu no, amore, tranquillo, tutto tornerà alla normalità. Spero. Spero. Allora, ragazze, prima di cucinare volevo farvi vedere che ho spostato le lucine dalla vetrinetta che ho in soggiorno, solo quelle lì dalla parte delle fatine, dalla parte lunga della vetrinetta del soggiorno, quella dove ci sono i bicchieri le ho lasciate, anche se in realtà non le accendo mai, appunto perché lì non le accendo mai, e qui invece secondo me stanno bene, sono più carine, sono arrivate fino a lì, il filo è arrivato fin là, e per adesso le ho sistemate così. Poi quando farò le pulizie grandi dopo il 7 di gennaio, che smonto tutti gli addobbi, magari le metto un pochino meglio. Visto che lì non le accendevo mai, ho detto ma sì, le metto in cucina, mi piacciono un sacco come stanno, perché poi sono fini fini, sembrano proprio dei punti luce e non sono spesse come queste qua, che vabbè, adesso sono qui solo per Natale ovviamente, però mi piacciono davvero davvero tanto, veramente carine, fini. E in realtà l'altro filo che ho dalla parte dei bicchieri stavo pensando di metterlo qua sotto la cappa, perché guardate a luce spenta com'è bello. Cioè, illumina, che è una meraviglia. Mi piacciono tantissimo. Cosa vuoi che ti apra, amore? Fatemi sapere se piacciono anche a voi. Mi piacciono tanto, tanto, tanto. Allora, io sono in bagno perché devo passare il dischetto inumidito sulle sopracciglia e non oso immaginare il dolore, perché già senza sfiorarle mi fanno male. Comunque, l'ho inumidito un po'. 3, 2, 1, via! Pensavo peggio. E infatti un pochino sanguinano, poco poco, e vabbè, qui è nero perché il colore che c'è in superficie, giustamente se gli passi sopra il pezzettino di carta bagnato si sposta, si toglie, si sposta. Chiedo l'urla la la la. Comunque, ragazze, fa male. Fa male. Adesso ne bagno un altro. E poi domani mattina vediamo com'è la situazione. Adesso, fino a che non mi escono le crosticine e poi si andranno a staccare, sembrerò sempre, insomma, un uomo. Perché? Sono io, amore? Perché sembro mio papà, quindi ecco perché vi dico un uomo, sembro proprio mio padre. Perché mio padre ha le sopracciglia molto spesse e molto molto folte, in realtà come le avevo anch'io prima di andare a toccarmele da sola. Quindi ragazze, se vi toccate le sopracciglia da sole e non siete in grado, come non lo ero io, non fatelo, perché poi vi ritrovate senza. Io, come avete visto, anzi se la trovo vi lascio di nuovo l'immagine qua, ero diventata praticamente con due peli, tutti storti, ed era una cosa oscena. Vedete che anche qui è uscito un pochino di sangue, ed era una cosa davvero 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 oscenissima, non si poteva da guardare. Oh, io adesso finisco qua e noi ci vediamo per voi tra poco, per me domani mattina. Buongiorno, oggi è il giorno dopo. Questo vlog praticamente è dedicato alle sopracciglia, perché oggi volevo dirvi che le sopracciglia mi fanno un pochino meno male, ma sono sempre spessissime.
Però la ragazza mi ha detto che saranno così per 3 giorni, quindi Chiara stai calma. Questo è un vlog paranoie, perché così spesso non mi ci vedo proprio, mi stanno malissimo, poi più che altro perché sono tanto scure. Comunque adesso noi facciamo colazione, ci siamo svegliati da poco. Mamma, preso campanella. Preso campanella? Sì, ti bene. Ci siamo svegliati da poco, adesso facciamo colazione. Io stamattina mi sono pesata e... oh, panico, paura, ragazze. Mamma mia, ma che sta succedendo? Comunque adesso facciamo colazione. E oggi ho iniziato l'alimentazione sana, perché ieri alla fine non ho mangiato così male. Oggi la voglio iniziare assolutamente. Se riesco vado stamattina a fare la spesa, se non riesco vado domani. Vediamo, perché siamo io e Marek. E vediamo se papà mi dà la macchina. Se papà mi dà la macchina vado a fare la spesa, se no vado domani. Mamma, voglio dormire anche io. E certo, amore, che sei a casa da solo. E mi butto giù tutte le cose, tutti i menù che voglio fare, cose varie, così mi compro tutto e non ho scuse per non iniziarla, perché ragazzi sono ingrassata davvero tanto, davvero tanto. Poi in più ho queste labbra screpolatissime stamattina che mi fanno anche male. Un rottame, sono un rottame oggi. Comunque basta, faccio, preparo la colazione a me e a Marek e ci aggiorniamo dopo. Cosa vuoi? Io le stelle sullo stereo. Va bene. Allora, dovrei iniziare a prendere il caffè senza zucchero, come facevo prima, ma non riesco. È più forte di me, quindi metto lo zucchero, opla, lo zucchero di canna integrale. Ogni tanto sto telefono fa capricci, salta le immagini, vabbè. Comunque metto lo zucchero di canna integrale e niente, anche se dovrei berlo senza zucchero. Volevo farmi anche i pancakes... quelli là che mi facevo prima quando mi mantenevo, cercavo di mantenere lo stesso peso. Dimmi amore, cosa che non vuoi più? L'hai mangiata tutta. Ma non ho le uova, perché io lo facevo con l'albume e non ho né l'albume né il brick e neanche uova, ho finito tutto. Quindi l'unica cosa che ho, non ho fette biscottate, non ho biscotti decenti, ho finito tutto, quindi mi mangio una brioche vuota di quelle là del Lidl senza zuccheri aggiunti, ma non va bene comunque. Mamma mia, non mi posso guardare queste sopracciglia, ma non mi posso guardare. Comunque mi faccio la mia colazione, mamma, e poi mi metto giù il menù settimanale. Si è carbonizzata, così imparo. Anche il cibo mi sta castigando, vabbè. Allora ragazzi, aggiornamento direttamente alle 4 del pomeriggio. Marek dorme da un'oretta e io devo ancora fare i piatti. Stamattina mi sono sistemata un po' quel posto lì, però adesso poi appunto dopo, quando toglierò le decorazioni natalizie, lo sistemo meglio, sto meglio proprio tutta la cucina. Ho messo questo che ho acquistato da Maison de Cadeau, il portatè, se sentite il rumore, la lavatrice, e l'ho messo qua sotto. E ho messo qui le tazze che mi ha regalato Serena del canale. Come mai è acceso questo? No. Serena del canale La Casetta di Sara, una perché l'altra è a lavare. E niente, per adesso l'ho sistemato così. Poi qui va tolto questo vassoio natalizio, questa non so se lasciarla qui o spostarla, con tutte le penne per scrivere appunti e cose varie. Qua sono le lucine. E niente ragazze, adesso io mi devo mettere a fare questi due piatti e poi non sono andata a fare la spesa perché siamo senza macchina. Devo comunque mettermi a fare i piatti, stirare e devo mettere giù il menù. Quasi quasi metto prima giù il menù, così ve lo faccio vedere, così poi chiudo il video e mi metto a stirare e a fare due cosine in casa. Non so, adesso ci penso un attimo, magari mi faccio prima un caffè, visto che sono le 4. No, basta caffè, mi faccio una bella tisana, sì. Niente, comunque sono le 4, io qua sono ancora gonfia, anche arrossata, e credo che stiano cominciando ad uscire le croste, perché toccando non capisco se sono i peli
Ho le croste che stanno uscendo. Comunque mi fa male. Vabbè, niente, mi faccio una tisanina. E poi dopo ci vediamo con il menù settimanale. Lo metto prima giù e poi ve lo leggo un pochino, vi leggo qualche ricettina, così domani quando vado a fare la spesa so già bene cosa devo comprare. Mi metto giù il menù, parlo per me, più che altro lo faccio per me, perché bene o male Mare che mio marito mi so organizzare, ma visto che sono a dieta vorrei comprare le cose giuste per non dire oh non l'ho comprato, vabbè mangio la stessa cosa che mangiano loro, oppure oh non l'ho comprato, vabbè mi mangio qualcos'altro, tipo schifezze. No, non ho scuse, quindi voglio mettere tutte giù le cose per benino. Poi ve lo leggo e mi metto giù anche la lista della spesa. Niente, mi faccio una tisana così mi riscaldo un po'. Fa freddissimo. Allora, ragazzi, ho messo giù un po' il menù settimanale e un po' così. Vabbè, qua si è bagnato quando la macchinetta del caffè perdeva, mi ha bagnato tutto. Comunque, un po' così perché non ho proprio grandissime idee. Comunque, vi faccio vedere. Poi al massimo, se mi viene in mente di cambiare qualcosa, lo cambio. Allora, ovviamente è molto casuale come ho messo l'ordine delle cose, nel senso, magari una cosa che non mi mangio il lunedì, me la mangio il martedì, se non me la mangio il martedì, me la mangio il sabato, non lo so. Ecco, io l'ho messo giù così per farmi più o meno un'idea di cosa mangiare in tutta la settimana, più che altro per la spesa, e poi me le mangio quando voglia, nel senso se il lunedì non ho voglia di piadina, non è che per forza mi devo mangiare la piadina. Allora ho messo lunedì una piadina con insalata, più noci, più olive, più robiola, ovviamente robiola poca perché è bella grassosa. La sera pollo al vapore con verdure miste al forno. Per verdure miste al forno io intendo magari zucchine, carote e finocchi, per esempio. Poi il martedì abbiamo minestrone oppure il passato di verdure. La sera abbiamo il nasello con i pomodorini più l'insalata. Il mercoledì ho messo frittata al forno con zucchine. La frittata al forno la faccio con massimo 2 uova, altrimenti la faccio con soli albumi, che viene comunque buona lo stesso. Più pane integrale o di segale, io lo faccio più che altro tostato perché è più digeribile. E la sera ho scritto pollo ai ferri, ma ho dimenticato di mettere il contorno. Comunque credo che mi farò vicino un'insalata come faccio di solito, oppure qualche verdurina. Poi siamo a giovedì. Dove ho messo pasta con ragù di carne magra, carne di tacchino più che altro, per fare il ragù non viene buono come con la carne di maiale, però siamo a dieta. Poi invece la sera ho messo finocchi gratinati al forno più hamburger di pollo. Il venerdì ho messo panino con petto di tacchino più mozzarella. Panino perché il venerdì solitamente è il giorno che io vado a fare la spesa e arrivo poi a casa sempre di corsa e mi faccio sempre il panino, quindi tanto vale che me lo faccio col petto di tacchino e una mozzarellina. Circa 70 grammi di pane, non di più. La sera ho messo salmone con pomodorini più olive, mentre il sabato ho messo orzo con prosciutto, piselli e uova, un uovo, sarebbe tipo il riso alla cantonese, non so se l'avete mai mangiato, però è molto più light e poi non fatto col riso ma con l'orzo, ma in realtà potete farlo tranquillamente col riso, io metto l'orzo perché mi piace. E la sera, il sabato sera, io solitamente faccio la pizza, quindi ho messo pizza, sapete che c'è lo sgarro di una volta a settimana, anche se magari le prime settimane posso cercare di evitare di farlo lo sgarro, comunque vediamo. Che poi, scusatemi, non è uno sgarro, ma è un pasto libero. Mentre la domenica ho messo polpette al forno più insalata e la sera sugliola gratinata più patate al forno, massimo 80 grammi perché le patate sono carboidrati e i carboidrati è l'unica cosa che peso. Per esempio, la carne difficilmente la peso, ma non supero mai 200 grammi. Le verdure non peso assolutamente nulla. E la piadina ne mangio una e basta e avanza e basta, l'unica cosa che peso appunto è la pasta, anche qui che ho la pasta ad esempio con ragù ne farò 70-80 grammi. Poi come colazione ho fatto delle opzioni, allora pancakes proteici più il caffè, questi li avete visti in qualche mio video, oppure fette biscottate, 4 fette biscottate con la marmellata, solitamente utilizzo quella lì della Zueg ed è buonissima. Con meno grassi, però, più un caffè oppure dei biscotti, 4 biscotti col tè, il tè senza zucchero, idem per il caffè. In realtà dovrei cominciare ad abituarmi a berlo di nuovo amaro, però al massimo ci metto un cucchiaino di zucchero di canna integrale. Come spuntini ho messo o della frutta fresca o uno yogurt magro, io mangio, sapete, quello lì al
aiuto, come si chiama, yogurt greco, oppure dei crackers. Ci sono i crackers con farina di tipo 2 e senza strutto e sono buonissimi, mi pare che si chiamano i magretti, adesso non sono sicura che sia quello il nome, comunque sono buoni e non sono pieni di strutto. E basta, questo è il mio menu settimanale personale. Adesso mi butto giù anche la lista della spesa, così domani non vado diciamo alla sprovvista e non compro schifezze. Metto giù anche il menu settimanale per mare che è mio marito, che poi in realtà è uguale al mio, perché la sera faccio qualcosa di molto simile per tutti. Magari il Marek il salmone non lo mangia perché non gli piace, gli faccio un'altra cosa, mio marito idem. Però essendo che dal 7, cioè da martedì, Marek ricomincia l'asilo, quindi a pranzo mangia fuori, mangia l'asilo, e mio marito mangia lavoro, quindi a pranzo non c'è e sono da sola. Più che altro devo sistemare un pochino le cose sotto, se devo aggiungere a loro qualcosa che magari non gli piace, cioè per la cena, ma per il resto praticamente ci sono solo io a pranzo. E niente ragazzi, io adesso chiudo questo video, così vado a fare tutte le mie cosine e magari ve lo monto e ve lo metto anche online per domani mattina, che è sabato. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su, lasciatemi un bel pollice in su. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, così non vi perdete tutti i prossimi video che caricherò. Vi ricordo che la programmazione del canale è ogni lunedì, ogni mercoledì ed ogni venerdì. E basta, che altro dirvi? Vi prego, non spaventatevi per le mie sopracciglia, tanto tranquille, fra una settimana, magari già nel video di lunedì, spero, non lo so perché credo che lo girerò domani, che è sabato o domenica, spero comunque che nel video di lunedì io sia già una persona più decente e più normale, ecco. E niente, da Marrabbio di Kiss Milicia è tutto. Noi ci vediamo lunedì con un altro video. Rido per non piangere, perché sto iniziando seriamente a preoccuparmi, anche se tutte le mie amiche che l'hanno già fatto mi hanno detto: stai tranquilla, che tra una settimana non te ne sarai pentita, che si assottiglieranno tantissimo e diventeranno più chiare. Speriamo, perché altrimenti chi me l'ha fatto fa? Niente ragazzi, vi mando un bacione, a lunedì, ciao!